Ciao a tutti, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Se anche voi state vivendo malissimo l'arrivo di settembre e la fine delle vacanze, non disperate, perché per noi videogiocatori agosto si chiude col botto e questa settimana verrà ricordata come probabilmente una delle più importanti dell'intero anno. Chi mi segue da un po' saprà infatti che proprio in questi giorni usciranno due titoli che attendo da tantissimo e che per me hanno tutte le carte in regola per essere considerati tra i contendenti del titolo GOTY. Sto ovviamente parlando di Control di Remedy Entertainment, in uscita su PS4, Xbox One e PC, e Astral Chain di Platinum Games in esclusiva su Nintendo Switch. Sono due giochi molto simili tra di loro, ma allo stesso tempo profondamente diversi, e probabilmente non condividono neanche lo stesso pubblico di riferimento, ma per me è molto importante che se ne parli e per svariati motivi. Vediamo quali. Innanzitutto per il pedigree che si portano dietro. Da una parte abbiamo l'ultima creazione del team capitanato da Sam Lake, papà spirituale di Max Payne e Alan Wake. Dall'altra l'ennesima fatica action partorita da quel pazzo furioso di Hideki Kamiya. Abbiamo quindi massimi esponenti di due diramazioni della stessa linea evolutiva, l'action adventure in terza persona. Se Control è più incentrato sull'aspetto narrativo dell'esperienza, Astral Chain si concentra sui combattimenti e sul gameplay. Ma non sono certo delle esperienze monodimensionali, anzi, Control sembra ritrovare finalmente l'equilibrio perfetto tra gameplay e narrativa, dualismo che si era pesantemente incrinato con Quantum Break, primo grande passo falso della casa finlandese. Astral Chain, invece, è lo sforzo congiunto di veri mostri sacri del settore. Se Kamiya è a supervisione del progetto, e quindi è lecito aspettarsi un gameplay degno di Platinum Games, il director è Takashi Taura, in precedenza lead game designer di Nier Automata, e il character design è firmato da Masakatsu Katsura, mangaka dal tratto inconfondibile. E forse è proprio questo l'aggettivo che da subito ho attribuito ai primi secondi del reveal trailer di Astral Chain. Mi è bastato pochissimo per capire che pur nella sua originalità si trattasse di un titolo Platinum Games, ben prima che venissero svelati i nomi coinvolti. Ho poi il timore che questi due giochi possano passare in un certo senso inosservati dal grande pubblico. Vuoi un po' il periodo non proprio felicissimo di uscita, e anche un po' perché l'attenzione è rivolta altrove. Tra i grandi nomi previsti per la fine del 2019 e l'inizio del 2020 è una next gen sempre più vicina. Non abbiamo quindi due videogiochi in grado di spostare le masse, e questo secondo me è un vero peccato, soprattutto se una volta contestualizzata la storia dietro a questi titoli, ci rendiamo conto che segnano un vero e proprio riscatto degli sviluppatori. Dopo più di un decennio sotto l'egemonia Microsoft, fatto di difficoltà di produzione, giganteschi ritardi e un clamoroso buco nell'acqua, Remedy può dimostrare il suo valore alla luce di una nuova indipendenza, mentre Platinum Games, dopo la cancellazione di Scalebound e il limbo produttivo in cui è incastrato Bayonetta 3, deve mostrare al mondo intero che la sua forza creativa non è certo esaurita, e Astral Chain è tutto fuorché un contentino in attesa di titoli di ben altro spessore. Quindi ragazzi, non solo sono in super hype e spero di aver stuzzicato almeno un poco la vostra curiosità, ma in più Control è già qui, tra le mie mani. Ora, non farò un unboxing di questa Future Pack Edition, mi sembra si chiami così, perché anche se è un'esclusiva GameStop, in realtà non è nulla di sensazionale, è semplicemente una steelbook con qualche codice aggiuntivo da riscattare in game. Dentro non ci sono neanche istruzioni se non qualche cartolina, ma sarò comunque felicissimo di portarlo in live per mostrarvi le prime ore di gioco. L'appuntamento quindi ragazzi è proprio per questa sera verso le 21 circa per vedere le prime ore di gioco insieme, mentre domani, sempre allo stesso orario, le 21, replicheremo la serata Smash, dove giocheremo tutti quanti insieme in una stanza. Sembra una cosa romantica. Vi ricordo inoltre che questa domenica, sempre sull'innominabile sito delle live, ci sarà l'estrazione del giveaway. Vi lascio in descrizione quindi tutti i link necessari per seguire le mie live, partecipare al concorso e seguire in diretta l'estrazione del vincitore. Io sono il Poro Michele dalla GOTY Week. Ciao!